Beh, intanto bisogna pensare che non tutti gli elettori stanno a leggere i giornali o seguono così bene questa performance politica. Cioè, lei sta E dicendo quindi che è una c'è più che malattia altro domina nostra la questa, è un confusione. virus che non contagia tutti, per No, no, fortuna. no. No, è un virus che non è che non contagia tutti, sono molto interessati, però purtroppo non comprendono dove si vuole andare a parare. Questo è il danno vero di tutto quello che sta accadendo. Però la Cioè, manovra, non c'è come una viene certezza su percepita quello questa su cui manovra di possiamo. cui stiamo parlando? Perché so che lei ha fatto uno studio su questo, no? Sì, diciamo che, guarda, sì, nella tabella che vi ho allegato, si vede che il 51% degli italiani giudica questa manovra non proprio positivamente, mentre il 31,8%, quindi il 32%, la giudica positivamente. Questo dato è interessante perché la somma dei partiti che sostengono il governo è molto superiore a quel 31,8%, il che vuol dire che una buona parte di coloro che votano i partiti di governo non hanno una percezione buona di quello che sta accadendo in questo momento. Più che altro non sanno ancora che cosa devono giudicare nella loro interezza, perché Fatto sui tutto giornali. ciò che emerge sono solamente delle indiscrezioni o delle Certo, degli indicazioni annunci, delle che sono più che indicazioni, delle altro pretese dei vari degli partiti, certo. annunci e sono stressati dalle opposizioni e in una situazione che non rende proprio chiarissimo il messaggio. Allora, Martini.